natura umana si intromette tra i licenziamenti e i ricollocamenti nella chimica verde. Le baracche diventano ambiente e natura, e per loro il terremoto è ora una risorsa. L'aquila così vola sulla follia architettonica e spara caccia sulla Croce Rossa. In Argos, da istituzione legittima, rubino i ricchi e spacciano gioie, spaccano in due la memoria, gli stordimenti e deliri di massa, esattamente come fa la ruina tra i soldati. Un fantasma ideologico mi parte per la tangente, con il ghigno spento di un impiegato che ha giurato di attraversare la crisi. Perché morire è ovvio, come prendere il treno al mattino alle 7. Perché morire è ovvio, come prendere il treno al mattino alle 7. Perché morire è ovvio, come prendere il treno al mattino alle 7. Come guardare la prima stella del giorno di cui a nessuno fotte. Come sognare, ma niente. Come sognare, ma niente. Come sognare, ma niente. Tasti galleggianti di madre ignota e padre, padre nostro, tu non sei certo in mare aperto. E padre nostro, tu non sei certo in mare aperto. C'è della cenere vulcanica sulla sede stradale. C'è della cenere vulcanica sul morto risorto. C'è della cenere vulcanica dal porto da dove parto. Da Quarto al Volturno, giù nell'alto dell'Italia sud. E di debole mafia, soffia, esprimi un desiderio. L'incendio militare faceva saltare ogni pensiero, e in tempo prestissimo fantastico la mia Italia è diventata una repubblica fondata sulla disoccupazione. Tu non aspettarti 6 pacchetti di nazionali in navigazione. E dobbiamo comunque partire, dobbiamo comunque salvare piani di futuro anteriore e crollo della borsa e della vita. Ho preso nota di tutti gli impegni, dei dubbi e i malumori che ci siamo tirati addosso, dei dolori allo stomaco dei banchieri centrali, delle perplessità tra i muratori. E se fossi stato un principe sarei stato solidale, perché non lo sapevo che esisteva un complotto per arrivare a una dittatura globale. I proprietari, i dipendenti, i lavoratori in una spirale relativa fanno durare le merci di meno con obsolescenza programmata e pronto moda. Imparerò per te a importare per te nuovi consumatori attraverso la schiavitù e l'immigrazione. Qualcuno sa già che il Titanic sta affondando e che le scialuppe non bastano per tutti. Qualcuno resta a galla, qualcuno esce di circolazione. Tutti siamo andati letteralmente in frantumi sotto l'onda dello sdegno popolare e dello sterminato numero di partite IVA. Tutti siamo andati letteralmente in frantumi con le nostre pretese fiscali che facevano venire l'orticaria e intercettavano la milizia in una lotta senza quartiere con le barricate intestinali. Tutti i livelli di ricchezza interiore realmente infimi lasciamo, e adesso ora mai più ci imbarchiamo. Vetuccia lontani, i distretti industriali miniaturizzati, guarda, appaiono come tante schede madri, e tu hai nell'espressione una disturbata circuiteria elettronica di interfaccia. Ma speriamo che almeno tu ce